Papa Fish, il progetto regionale per l'introduzione del pesce fresco dell'Adriatico nella refezione scolastica, anche quest'anno coinvolge gli istituti scolastici fanesi. Il comune di Fano ha rinnovato l'adesione al progetto, mettendoci quest'anno anche di tasca propria una parte dell'importo necessario, con il chiaro scopo di stimolare i bambini, che nei primi anni di età non mostrano certo molto entusiasmo verso questo prezioso alimento, a mangiare pesce in modo abitudinario. Nei giorni scorsi, presso la scuola elementare Tombari di Bellocchi, si è celebrata la giornata conclusiva di questo progetto. È una scelta che il Comune di Fano ormai ha consolidato da qualche anno attraverso non solo quella che è l'articolazione del proprio menù durante tutto l'anno scolastico, ma in alcuni mesi in particolare attraverso il progetto Papa Fish, che permette di portare il pesce fresco dell'Adriatico sulle tavole delle nostre scuole attraverso la refezione scolastica, ma anche di far conoscere alle bambine e ai bambini quella che è la cultura legata anche alla storia della nostra città, l'identità di Fano, che è un'identità adriatica per l'appunto, legata al mare, legata alla pesca, legata a un mondo che comunque ha con sé anche un elemento culturale importante che facciamo conoscere le bambine e i bambini in una logica per l'appunto educativa, anche attraverso un percorso di drammatizzazione, di teatro, proprio per conoscere il mare, l'ambiente e anche come costruire una sana alimentazione oggi a scuola e domani nella vita. Il progetto, come ogni anno, prevede anche una parte educazionale di ricerca e apprendimento del mondo marino e del suo habitat, oltre all'aspetto alimentare. Per quest'anno il veicolo usato per trasmettere questi sani concetti è stato il teatro. Per sviluppare questo argomento si poteva tranquillamente sedersi su un banco e sfogliare libri, andare a guardare le proprietà nutrizionali del pesce, invece noi l'abbiamo fatto attraverso il teatro. È stato un progetto molto carino, molto interessante e ha sensibilizzato molto i bambini non solo al pesce, a conoscere il pesce, ma a consumare il pesce azzurro. Lo gradiscono molto anche durante il pasto del venerdì, quando è il giorno in cui si serve il pesce.